Buongiorno a tutti, benvenuti nel modulo Women Nichi Kan Jongo Dian Shouju di Lina Ondina. Lina Ondina sono io. Benvenuti nella nostra terza lezione, che sarebbe diciamo 3.1. Oggi ce ne occuperemo con le battute dal minuto quinto fino al quinto e 38 secondi. Sempre siamo nella situazione quando parlano shi siene ai li e mentre parlano viene la sposa che è pin ru e praticamente questa entra nella sala dell'albergo e è pin ru che dice scusate pin ru che dice nimen. Cioè questo nimen vuol dire voi, no? Lei è un po' sorpresa di vederle tutti e due così. Allora, e poi c'è Shi Xian che dice guolai, guolai. Allora questo guolai, guolai si traduce come indica un'azione di moto a luogo nella direzione del locutore, cioè si tradurrebbe come vieni, vieni, oppure entra, entra. Perché poi ci abbiamo... Quando lui dice wo guo lai huan yi fu, che qua si tradurrebbe come sono venuto a cambiarmi l'abito, la camicia, no? Allora lui dice così guo lai guo lai, non shan hon tiola. Questo non shan si usa molto spesso, è una diciamo espressione colloquiale che vuol dire mi sono procurato, sono riuscito a sporcarmi. Con e poi si spiega con che cosa, con ciola, con il vino rosso. La prossima, diciamo, sempre sono le parole di Shi Xian, poi dice Wo Guo Lai Huan Yifu. Qua dovete tutto essere in chiaro, cioè avere in chiaro perché ce l'avete già studiato qua. Sono venuto qua, Wo Guo Lai Huan Yifu, a cambiarmi l'abito. Zhenghao peng dao ta. Allora dice è giusto in questo momento, è proprio. Peng dao vuol dire incontrare, il modo inaspettato. Ci sono anche altri sinonimi di questo verbo, ma adesso incontriamo questo, parliamo di questo. Peng dao vuol dire incontrare in modo inaspettato. Ta e ella, oppure lei. Come vedete questo è lo stesso ta che abbiamo parlato delle tre ta che sono per maschile, neutro e per femminile. Allora, pendao ta. Gen wo zi xin. Gen vuol dire con, wo me. Zi xin è un verbo che è un donzi, che vuol dire salutare prima di partire per un lungo viaggio. Allora, e Pin Ru è scandagliata e fa la domanda: Zi Xin, cioè è venuta a salutare perché parte, ok? Poi leggiamo la traduzione. Ai Li, Wo Ting Ge Shuo. Ai Li, dice la Pin Ru. Ho sentito il G vuol dire il più grande fratello, Tin è sentire. Shuo a dire, ho sentito il mio grande fratello dire. Nijiu yao qu pali du shul, che tu vuoi andare a Parigi per studiare. Ok, vediamo adesso le parole una per una. Abbiamo detto tin e donz, che vuol dire ascoltare, sentire. Gege abbiamo detto che è un grande fratello. E è una minza, un sostantivo. Shuo vuol dire parlare, pronunciare e dire, e si traduce secondo la situazione. Invece questo yao, a parte che vuol dire voglio, qua c'è volere, è molto più forte da diciamo il volo normale ed è quello che fa il futuro, è la stessa particella. Si può tradurre anche come in un ordine in un altri contesti. Ok, che tu vuoi andare in Parigi, a Parigi, vedete come è scritto qua, pali, pali,
Come vedete, tra bo e po c'è la piccola differenza, eh? Si può sentire sia po che bo. Da solito noi sappiamo che Parigi è con po e possiamo pronunciarlo una cosa tra le due, bo e po. Prepariamo la bocca per dire po e diciamo bo. Pali, ok? Poi dice Dushula. Allora, Dushu l'avete visto, potete vederlo nel materiale, che ci sono questi due traccini tra i due caratteri, diciamo le due sillabe, e questo vuol dire che può essere anche separato con qualche particella, oppure potrebbe essere messo tutta in un'intera parola. È una donz, dushu, che vuol dire primo significato leggere, secondo significato studiare e terzo significato andare a scuola. Allora, gendama, lei dice shu gendama, shu è il verbo essere, è vero, genda e ma è la particella che fa la domanda. Allora, gendama è tutto insieme, si traduce come davvero, è vero. Ok, Ailey dice, wo min tian jiu yao zhou la. Allora lei dice, io parto domani, e tutti questi caratteri già dicono queste due parole, io parto domani. Min tian, allora domani, jiu, cioè, yao zhou la, allora vado, parto, inizio. Ok, zhou vuol dire partire, allontanarsi, e Pinru dice min tian zhou, parti domani? E domanda, no, jiamo quai vuol dire così veloce, così veloce. E poi continua Pinru, wo zhi xie tian mangia, io questi ultimi giorni sono indaffarata. Se vi ricordate, questo mangia con kanja e con dunja, ecco, questo è, diciamo, questo j che aiuta i verbi a dare l'idea che l'azione ancora continua. Allora dice, questi ultimi giorni ero molto indaffarata. Mangia hun shu vuol dire sposalizio, matrimonio. Hun e zie hun da hun e shu e shu cin da shu, con la materia dello sposarsi, del matrimonio. Ok, poi mei, questo è mei, è un altro modo di negare, a parte quello bu. Mei vuol dire no, e no, e mei non è una combinazione che vuol dire meio non li, non ho avuto la capacità, la possibilità. Qua vi ho tradotto come non ho potuto. Hao hao giù. Allora questo è hni, con, questo è un altro modo di dire con, a parte gen, sono sinonimi. Gen e h, questo è più come è con te, hao hao giù, bene bene, chiacchierare, fare una chiacchierata. Giù, qua ve l'ho scritto tutto insieme, hao hao giù, che vuol dire bene bene, aggregarsi, parlare con te. Ok, poi continua Pinru e dice zhen shi bao qian a, che vuol dire zhen shi vuol dire un donzo, che gene vuol dire usato per esprimere dispiacere o fastidio, è un veramente. Veramente mi scuso, scusami veramente. La particella A che l'abbiamo studiato nella lezione precedente. Allora dice Bao Qian è un modo per dire scusi, ma diciamo può essere anche, non è quello diretto, quello che è dire direttamente. E due buci, se vi ricordate, ok? E Bao Qian è un altro sinonimo, cioè un po' più dispiacere e scusarsi. Ok, queste erano le parole per oggi. Adesso leggiamo le parole dall'esercizio 1 e poi torneremo
al testo qua, lo leggiamo un'altra volta e dopodiché lascio a voi lo studio. E ci sono i soliti esercizi e in fondo c'è anche il test, che è sempre lo stesso. Allora, dovete crearvi una certa abitudine, occuparvene con tutte queste cose lì per poter vedere di fare qualche progresso. Allora, cominciamo con gli esercizi insieme, ogni parola due volte. Nimen, nimen, guolai, guolai. Nonshan, nonshan, zhen, zhen. Pundao, pundao. Da, da. Cixin, cixin. Din, din. Ge, 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 ge. Shuo, shuo. Yao, yao. Qu, qu. Ba li, ba li. Du shu, du shu. Zhen de ma, zhen de ma. Min tian, min tian. Zou, zou. Zhe me guai, zhe me guai. Zhe xie, zhe xie. Tian, tian. Man zhe, man zhe. Hun shi, hun shi. Mei, mei. Neng, neng. Hao hao ju ju, hao hao ju ju. Zhen shi, zhen shi. Bao qian, bao qian. Ok, adesso leggiamo un'altra volta le battute e poi vi e poi ci saluteremo, ok? Senza i nomi qua, dovete già saperli. Nimen, guolai, guolai, non shang hong qiu la, wo guolai huan yi fu, zhen hao peng dao ta, gen wo ci xin, ci xin. Ai li, wo ting ge ge shuo, ni jiu yao qu pa li du shu la. Shi zhen de ma? Ai li, wo min tian jiu yao zou la. Min tian zou. Zhe me guai, wo zhi xie tian man zhe hong shi. Mei neng he ni hao hao jiu jiu. Shi zhen shi bao qian a. Allora, con questo abbiamo finito la nostra lezione di oggi. Vi auguro buon studio e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci, zaijian.